Inizio dalla base stendendo il fondotinta di Dior Star numero 10, lo applico con una spugnetta dopo aver ritrattato bene la base. Applico il primer occhi di ELF nella tonalità Sheer e lo applico con le dita e dopo lo andrò a fissare con un ombretto color carne e io ho usato Essence, l'ombretto mono in tonalità 22 Blockbuster. Dalla palette Urban Decay Vice numero 3 applico Sonic come base su tutto l'occhio. Nella piega dell'occhio applico Bondage, che è un color borgogna, e lo sfumo molto delicatamente. Al centro dell'occhio picchietto un po' di Alchemy, che è un colore fosse acceso. Nell'angolo interno applico a Bobby Dazzle, che è un colore bianco, e lo applico con un pennello a penna appunto come punto luce. Applico l'eyeliner, io ho scelto un eyeliner in penna, questo è di Kiko. All'interno dell'occhio applico il Casual di Collistar, il Casual Shock colore nero. Il mascara è Essence. Cipria di Essence All About Matte per fissare la base.
Per il contouring uso la terra di Deborah Milano, e questa è una terra abbronzante ma con sottotono freddo, e la applico con un pennello da blush. Applico il blush, che è di Essence Silky Touch nella tonalità 60. Illuminante di pupa e della collezione Paris Experience. Con la matita di Kiko Eyes of Diamond della tonalità 34 Active Fuchsia. Il rossetto fa parte della stessa collezione, è sempre il numero 34 Active Fuchsia. Pettino le sopracciglia. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, un bacio a tutte quante.